Eccoci qua, passata ancora per poco forse la smornia della Superlega, torniamo a parlare di calcio, torniamo con i piedi a terra, torniamo nuovamente a parlare di questa Serie A che ci sembra ormai con queste nuove disposizioni sempre più un campionato in liquidazione, però va rispettato tutto. E per il momento il massimo campionato italiano, la Juventus c'è dentro, c'è una squadra abusiva che è l'Inter, che non potrebbe prendere parte per esempio alla Superlega, infatti ha aderito ai suoi magnacci, e mi riferisco all'UEFA e alla FIFA, ma anticipando anche un po' quello che è successo in questa settimana, che non c'è stata soltanto la sentenza della Corte Europea, ma c'è stato, come ben sapete, un turno di Coppa Italia che ha visto dei morti illustri sul terreno di gioco, e mi riferisco al Napoli e proprio all'Inter. Il Napoli che ha meritato di essere sconfitto contro il Frosinone, e l'Inter che probabilmente forse non meritava la sconfitta contro il Bologna, ma che la rimette nuovamente in carreggiata verso la normalità, quando vi dicevo che non è una squadra schiaccia sassi, ve lo dicevo a ragion veduta, per cui la Juventus deve stare molto attenta, perché affronterà in Coppa Italia il 4 di gennaio proprio la Salernitana, una squadra che apparentemente sembra una squadra cuscinetto, invece cuscinetto non è, per effetto del fatto che è arrivato nuovamente Sabatini, e che a Bergamo con l'Atalanta per esempio non meritava il passivo di 4-1. Per quel che concerne poi il 7, giocherà ancora con la Salernitana a Salerno. Prima si giocherà a Torino il giorno 4, poi il 7 si giocherà a Salerno. Un doppio turno tra Coppa e Campionato, che per la Juventus sarà molto difficile, ma nel frattempo deve giocare a Frosinone. A Frosinone sabato alle ore 12:30, una gara molto delicata, molto importante. Non fosse altro perché non deve più sciupare punti e far allungare l'Inter, che a sua volta giocherà in casa contro il Lecce, e crediamo che probabilmente potrà vincere anche senza gli aiuti arbitrali, perché se non vince con Lecce in casa non è una squadra che può competere per il campionato. Quindi vincerà con il Lecce in casa, poi se ci sarà bisogno di aiuto ci penserà l'arbitro e il VAR a fare dunque l'aiuto quotidiano, chiamiamolo così, per quanto concerne l'Inter. La Juventus viene dal pareggio di venerdì scorso, è ben riposata, però passeranno 8 giorni da una partita all'altra, quindi c'è stato tutto il tempo di recuperare, non ci sono le coppe europee, per la verità non le hanno nemmeno gli altri. Ed è una partita che è propedeutica invece al confronto con la Roma, in programma il 30 di dicembre, subito dopo Natale. Come sapete quest'anno si gioca anche durante il corso delle festività natalizie, non c'è riposo. La Serie A dunque mette in evidenza queste partite anche durante il corso delle feste di Natale. A me questa cosa non mi dispiace, devo dire la verità, non mi dispiace. Per cui sabato ore 12:30, Frosinone-Juventus. Il Frosinone è una squadra zeppa di ragazzini della Juventus, ma erano anche altri che hanno bloccato la vecchia signora. Molto probabilmente ne arriveranno altri, come si sente dire. Eusen probabilmente andrà proprio lì, e vedremo come sarà la vicenda relativa ai prestiti. Intanto c'è da vincere questa partita. Frosinone è carico, entusiasmo a 1000 per la vittoria del Maradona, ha vinto contro la formazione del Napoli 4-0 in Coppa Italia passando il turno, e vedrà di fronte proprio la Juventus o la Salernitana, chi delle due passeranno appunto il turno. Perché indugio io su questo contenuto e per quale motivo ritengo che i campionati si vincono con le piccole, con le squadre
nella parte destra della classifica, perché è lì che si vince il campionato. Avete visto, la Juventus ha pareggiato su un campo della piccola e ha perso punti, ha perso strada. Quindi deve, gioco forza, vincere la gara, anche perché ha un calendario, lo voglio ricordare, fino alla gara con l'Inter, a parte la gara con la Roma in programma il 30 di dicembre, dove affronterà tutte squadre che sono quasi tutte alla parte destra della classifica e ve le voglio elencare. Affronterà appunto la Frosinone, poi la Roma il 30, però poi giocherà a Salerno contro la Salernitana, dopo aver giocato in Coppa Italia a Torino, quindi ospiterà il 14 gennaio il Sassuolo, andrà a Lecce il 21 gennaio, ospiterà l'Empoli il 28 gennaio, e poi giocherà sul campo dell'Inter il 4 di febbraio, o il 4, il 5 o il 3 febbraio. Cioè, insomma, fino alla gara con l'Inter, l'unica partita di un certo quoziente di difficoltà è quella contro la Roma. La Juventus si gioca il campionato nelle prossime due partite. È lì che si gioca il campionato la Juventus, in queste due gare. Perché è dato per scontato che in queste due gare riuscirà a mantenere il distacco invariato di 4 punti sull'Inter, e considerato che il girone di ritorno l'Inter crolla, perché non può mantenere questo status fisico, né tantomeno può confermarsi a questi livelli per tutto il campionato, e poi considerata la criticità fisica delle squadre di Inzaghi nel giro di ritorno, la Juve non deve perdere molti punti rispetto all'Inter, altrimenti poi diventa un po' più difficile. Considerato che l'Inter è una squadra che si avvantaggia anche degli aiuti, soprattutto del VAR, degli arbitri del VAR, dopo le porcherie che hanno fatto nel girone di andata, credo che se la Juventus riuscirà a mantenere il distacco invariato dopo Frosinone e Roma di 4 punti, credo che non avrà nessuna difficoltà poi a vincere questo campionato, perché l'Inter è una squadra terrena, non fatta di extraterrestri, di certo con il passare del tempo, a quel punto poi la stagione entra nel vivo, nel pesante. Sono determinanti le partite con Frosinone e Roma. E sono le partite nelle quali Allegri deve tenere più lontano possibile Miretti dalla squadra. Deve cercare di mettere la formazione migliore in campo. Io non so la situazione squadra com'è in questo momento, non trapela praticamente niente. E la gara di Frosinone è una gara molto molto importante, perché fra l'altro mi arriva anche una notizia dalla Spagna: la Juventus rischia una multa se non dovesse partecipare alla Superlega, addirittura. Beh, ma no, escono tante notizie, mercato, gli obiettivi di gennaio della Juventus e l'immediato, la cosa importante è l'immediato. E quello che presenta in questo momento la Juventus, perché quale formazione ci sarà? Probabilmente soltanto nelle parole della squinternata conferenza stampa dell'abusivo in panchina, che io non ascolto mai, si potranno sapere le ultimissime.
Vedremo. Intanto arrivano i complimenti di Soulé per Allegri, mi sembra strano, molto strano. Ma diciamo, ci sono poche notizie dal campo, non sappiamo Rabiot se sarà disponibile o meno, non lo sappiamo. C'è una nota di colore che fa piacere, cioè Allegri è un po' la bestia nera di Francesco, e contro Allegri di Francesco praticamente ha una percentuale di successo inferiore che contro la Juventus, vince quasi mai, se non mai. Dobbiamo aspettare le ultimissime, proprio le ultimissime dallo spogliatoio Juventus. È importante, importantissimo vincere queste due partite e poi vedere che cosa succede. Vincere contro Frosinone in Roma per la Juventus rappresenta, a mio avviso, mettere una seria ipoteca sullo scudetto, nonostante Allegri. Perché Allegri, come sapete, è il vero avversario, il vero nemico della Juventus. Diciamo che questa settimana, nonostante la bagarre che ha causato la settimana scorsa, si è sentito poco per effetto di questa Coppa Italia, con risultati sorprendenti, e anche per la Superlega e la pronuncia della Corte di Giustizia europea. Ma sapete bene quanti danni può fare questo tecnico, questo allenatore, quanti ne sta facendo e quanti purtroppo ne farà ancora. Vincere le due partite sarà importante. Io credo che la Juventus deve stare molto attenta a Frosinone. Frosinone è una squadra terribile che ha proprio nei giocatori bianconeri la forza trainante. Avremo modo di parlarne anche nelle prossime ore. Per il momento mi fermo qui. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno. Ricordate, ricordate, Frosinone e Roma sono due partite importantissime. Passa per la Regione Lazio una seria ipoteca sulla vittoria del campionato della Juventus. Alla prossima.